Emily, sei tu? Ha portato insieme a te la teiera ed il tè. Oh, Twilight, sei venuta! Vieni, accomodati, ti prego. Ok. Credevo che la televisione ti fosse stata vietata. No, stanno trasmettendo Alice in Wonderland. Oh, la mia pony preferita. Quel paese delle meraviglie è fantastico. E poi io adoro il cappellaio. Guarda questo cappello, me l'ha regalato Pinkie Pie. È venuta qui. Fantastico, lo sapevo che sarebbe venuta. Bene, che cosa posso fare per te? Accomodati, ti stavamo aspettando. Eravamo in attesa del tuo ritorno. Allora ti presento tutti quanti. Questo è Pettine. Oh, buongiorno, Pettine. Buongiorno, signorina Emily. È contento di vederti. Poi, qui c'è Orologio a Cucù. È un grande amico, soprattutto perché ama fare tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac di nuovo. E poi qui abbiamo Rastrello. Signor Rastrello, noto qualcosa di diverso in voi. Avete rastrellato nuove foglie? Sì, sicuramente, signorina Emily. Le rastrello tutti i giorni. Ma sfortunatamente oggi non ce n'erano perché siamo dentro casa e non ci sono foglie. Lo sapevo che c'era qualcosa di forte in te. Allora, vuoi unirti a noi? Stupendo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Forza, vieni. Un posto qui proprio per te. Peccato, non mi sono portata una camicia di forza. Bene, allora ci sono un sacco di cose da fare. Innanzitutto dobbiamo cantare quella magnifica canzone che canta il cappellaio. Siete pronti, ragazzi? La imparerai anche tu, Twilight, vedrai. Quando in volo te ne vai, pipistrello, cosa fai? Ha portato insieme a te la teiera ed il tè. Guarda su e guarda giù, tanto qui non voli più. Pinkie Pie mi ha insegnato un sacco di canzoni. Vuoi sentire quella dei cupcake? No! Cioè, no, grazie. Pinkie Pie me l'ha insegnata la sua memoria ormai. Grazie, Emily. Bene, lo sai, la cosa più forte è che mi hanno detto che siamo cugine. No, non è vero, non siamo cugine. Noi siamo due grandi, grandissime, stupende amiche, vero Twilight? Sì. Bene, Twilight Speakall, dobbiamo assolutamente festeggiare. Mi chiamo Twilight Sparkle, veramente. Oh, scusa, Twilight Sparkle. Io sono molto imbranata in questo periodo perché il cappellaio mi ha detto che a volte tutti i migliori sono matti. Oh, scusa. Ti ho fatto cadere, non ti preoccupare. Oggi assaggerai i miei capelli. Ehi, Twilight, un indovinello facilissimo. Va bene, fammelo. Qual è quella cosa che ha i denti ma non morde? Non lo so. Il pettine! Rainbow Dash mi ha insegnato la sua risata e sono anche molto brava a imitarla, sta a sentire. Perché te ne vai? Ci stiamo divertendo un mondo, perché te ne vai? Perdonami, Emily, ma questo è un ospedale, non un centro feste o la tua cameretta. Ok, allora dicevamo. E poi sono venuta anche perché devo dirti. Attenta, per terra c'è un sacco di burro. Perché scusa ci hai messo il burro? Perché il cappellaio ha detto che purifica il pavimento. È molto meglio dell'aspirapolvere. Ti dicevo che tu devi dare retta solo, esclusivamente ai dottori, a me o se occasionalmente. Venisse la preside, ecco, capito che ti voglio dire? Quindi non devi dare ascolto a nessun altro. Ok, allora che cosa possiamo fare? Devo dare retta a te, hai detto, quindi dimmi tu che cosa vuoi fare? Sì, io vorrei che tu ricordassi che io sono tua cugina. No, questo non ci riesco. Puoi darmi un altro incarico? Emily, ascolta, non sto scherzando. Ho bisogno che tu ricordi che. Tranquilla, me lo ricorderò. Me lo ricorderò. Oh, la la la. Ai, che botta alla testa. Botta alla testa! Va tutto bene. Io detesto gli unicorni come te! Muori! Muori! Ma cosa? Ehi, e smettila! Falla finita! Muori, non ti voglio mai più vedere nella mia vita! Vattene! Sì, va bene, ferma, ferma, ferma con quell'affare, per favore! Non hai sentito che ho detto? Fuori! Ma, Emily, prima de. Ho detto vattene fuori! Dio santo! Cos'è questo strano rumore, signor Pettine?
Oh, forse l'allarme. L'allarme, me l'ero scordata, l'allarme della festa. Allora, dunque, signor Rastrello, visto che c'è l'allarme, probabilmente arriveranno... Ehi, che sta succedendo? L'avevo detto. Non potete fare niente per fermarmi. Io sono l'immortale Emily. E io non mi fermerò mai finché non avrò la testa o le ali di un Pegasus o di un pony terrestre. Ammirate la mia... magnificenza. E se non la smetti, ti do un sedativo 1000 volte più forte. La situazione è più grave del previsto, potrebbe portarsi anche a suicidarsi. Coraggio, mettiamoti a letto e togliti questo maledetto cappello. Forza, rivoglia il mio cappello. Cristo, ma com'è possibile? Credevo fosse addormentata. Oh no, siamo davanti a un film d'orrore, signore e signori. Emily è posseduta, così tanto posseduta che potrebbe portare al suicidio, morire o cose simili. E questo significa che siamo tutti spacciati. Siamo tutti, tutti spacciati. Dico bene, Emily? Emily, tesoro, fai la brava, vieni subito qui. Sta per ricominciare la scuola, non sei contenta? Emily? Emily? Da brava. Ti prego. Ah, eccoti lì. Non devi guardare la televisione. Muoviti! Ehi! Smettila di guardare la televisione! Sei sorda? Oh, questo è il pezzo che preferisco. Vediamo quell'episodio, eh? Avanti, voglio vedere l'episodio, ti prego, avanti. Episodio, episodio. Oh, eccolo. Oh sì, una notte tra amiche. Questo sì è il mio episodio preferito. Oh, accidenti, ma perché è così difficile? Episodio preferito. Episodio. Bene, questo la terrà addormentata per me. Devo chiamare assolutamente una psichiatra. Questa è gravissima. Molto, molto, molto grave. È impazzita. È impazzita. Che possiamo fare? Beh, l'unica cosa sarebbe quella di riportarla a casa sua. Sì, non c'è altra soluzione. I piani più deboli vanno tirati giù, rari, quindi in questi casi non si può pensare solo al bello. Twilight, coraggio, si rimetterà. Ah, ti ho presa, che cosa le volevi dire, vero? Mi lasci andare, la sto consolando. Piccola bugiarda. No, forse non hai notato, ma lì dentro, Emily, è un tantino leggermente fuori controllo. Deve essere assolutamente messa in una stanza di isolamento. O quantomeno mettiamogli una camicia di forza. Bene, io sto consolando Twilight, è molto in pena. Su, coraggio, Twilight, si rimetterà. Io ho seri dubbi. Shh, così non l'aiuti. Voleva dire che ha dei seri dubbi riguardo al fatto che magari ci vorrà un po'. No, intendo proprio dire che non possiamo fare niente. Dovrà ricordare da sola e la cosa non sarà facile perché è completamente matta. Ho capito. Che cosa fa? Potrebbe portare anche a uccidersi. Uccidersi? Si toglierebbe la vita solo perché si è ustionata? Sì. Oddio, Twilight, attenta a non fare la sua stessa fine. No, ma dottore, la prego, mi dica che c'è una cura. Io voglio solo che Emily si rimetta. Tesoro, mi dispiace tanto, ma non credo ci sia una cura. Dovrà ricordare da sola. E per farlo, non so come, non è mai successo niente del genere. Non so come aiutarvi, mi dispiace. Già, se solo avesse un vero amico del cuore. Un vero amico del cuore. Non guardare me, io non sono mai stata sua amica. No, ma forse potrebbe ricordare tutte quante noi. Dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che si ricordi di tutte. Dobbiamo ripresentarle tutte le nostre amiche e farle ricordare tutti quei bei momenti. E come pretendi di riuscirci?
Non ne ho assolutamente idea. Sono l'unica sana di mente in questo mondo di pony psicopatici? No, forse sono matta anch'io.